italiano, dimmi. Io ce l'ho ancora tutto così. Scuro, esatto, dobbiamo cambiarlo, te lo aggiorniamo. Una volta che... Quando dobbiamo aggiungere un compito? Quindi è questo che è importante. Quando dobbiamo aggiungere un compito, è sufficiente scegliere una materia, una classe. E quindi per esempio scegliamo. Lui ce la dà. Scegliamo italiano, per esempio, e lui mi propone la prima data utile per fare la lezione di italiano. Siccome italiano nell'orario prima era quello blu, l'avevo messo solo il mercoledì. Giovedì non c'è italiano, venerdì non c'è italiano, quindi lui mi propone automaticamente il 4 dicembre. Se per caso, ovviamente come succede da voi alla secondaria, non sempre gli insegnanti, i professori danno il compito per la lezione dopo, magari si potrebbe saltare qualche lezione, potete schiacciare il pulsante di lato e vi propone la lezione successiva, oppure andare a scegliere dal calendario una lezione specifica, un giorno specifico, se per qualche motivo vi dà un calendario si chiama diario dei compiti e sotto c'è l'orario delle lezioni. Non ce l'hai? Io faccio il primo studio di diario. Ognuno fa come si trova, cioè questi sono degli strumenti, no? L'unico motivo per cui... Perché la nostra prof è dentro 5 secondi già finito. Però ti faccio vedere una cosa. Il vantaggio di scriverli qui è che tu puoi avere poi riassunti i compiti che devi fare. Ti basta schiacciare il pulsante. Fai da fare i seguenti compiti lunedì 9 settembre. E ti dice tutti i compiti che hai da fare. Pagina 45. Capito?